venerdì dedicato alla cucina, ma non soltanto. Abbiamo in studio con noi Elena Gazzotti. Bentornata, Elena. Grazie, grazie di avermi invitata. Ah, figurati, un piacere per noi. Food blogger molto conosciuta, molto stimata. Già due libri, vedo anche sì, qui con noi. Adesso andremo ad analizzare anche quello che c'è scritto. Un canale YouTube e un sito che io farei vedere subito, che si chiama In Cucina con Elena. .it, perché diciamo le tue ricette sono insomma un punto di riferimento per moltissime ragazze, ma anche casalinghe, ma insomma tante persone seguono le tue ricette e poi provano a farle anche a casa. Esatto, esatto. Ho incominciato l'anno scorso, a marzo, aprendo il blog, e è stato più amatoriale all'inizio, perché comunque ero seguita già in alcuni gruppi su Facebook e ho deciso di trasportare queste ricette appunto su un blog o comunque questo sito di cucina. E da lì ho aperto la pagina, ho iniziato a pubblicare e le persone hanno iniziato a seguirmi, a farmi domande e a ripetere le mie ricette. Da lì il primo libro che ho presentato l'altra volta qui da voi, che è quello per speciale armi Natale e Capodanno, e l'ultimo che ho fatto è quello speciale legumi, che parla appunto, sono tutte ricette, 70 ricette basate fatte a base di legumi, dedicato anche per chi ha problemi che non può mangiare zuccheri, latticini, ecco, o cereali. È molto interessante. Allora, innanzitutto il primo era sull'aloe, No, il primo era Halloween, Natale, Natale e Capodanno. Okay, l'ho fatto in modo tale che sono 80 ricette che possono andare bene per tutti i gruppi sanguigni, quindi ho voluto fare dei piatti che potessero essere portati in tavola anche da famiglie dove ci sono più gruppi, magari non tutti sono famiglia gruppo 0, ecco, gruppo A. Questa è già una prima, diciamo, categorizzazione molto interessante, perché adesso seguiremo il secondo. Cosa c'entra però, perché questa attenzione anche ai gruppi sanguigni? Allora, io ho sempre sofferto di fortissimi mal di testa e emicrania molto invalidanti, e mia mamma ha una malattia autoimmune che è la sclerodermia. E adesso abbiamo fatto degli esami, abbiamo scoperto che già aveva problemi di tiroide, e lei era quella che seguiva questa alimentazione dei gruppi sanguigni. E precisamente, visto che ci sono, la prima era nata, era quella di Peter D'Adamo, ma mia mamma ha seguito fin dall'inizio quella del dottor Piero Mozzi. E lei continuò a dirmi di provare a cambiare alimentazione per vedere se ci sarebbero stati benefici. E così ho fatto, quindi ho iniziato a togliere il glutine e i latticini e a vedere dei netti miglioramenti nella mia vita, quindi a riuscire a poter fare delle giornate intere, anche settimane, senza avere mal di testa. Quando mi vengono, perché adesso so di preciso qual è la causa, quindi sicuramente dovuto a un cibo che ho utilizzato che per me non va bene. Quindi i gruppi sanguigni servono perché in base al proprio gruppo ci sono alimenti che sono benefici, neutri o sconsigliati. E cioè addirittura sulla base del nostro gruppo sanguigno magari un determinato cibo, pietanza, ci può addirittura, tra virgolette, non dico fare male, però non essere negativo per il nostro corpo? Sì, esatto. Ma in che modo? Ci rallenta, ci fa aumentare la pressione, ci rallenta? In base, non siamo tutti uguali, quindi ad ognuno può succedere una cosa diversa. Esatto. Io faccio sempre gli esempi su di me, perché preferisco portare i miei esempi. Ho notato che se utilizzo l'olio extravergine d'oliva mi viene tipo un eritema, o comunque non proprio eritema, più orticaria, perché inizio a grattarmi come se avessi le pulci. invece con mio compagno abbiamo visto che lui, essendo gruppo A,
quando mangiava troppi latticini, gli veniva tipo la dermatite e quindi li abbiamo sospesi e il problema si è È risolto. passato. Esatto. Quindi facendo attenzione a determinati alimenti, io per esempio ho notato che mangiando quinoa mi sento molto più energica rispetto a quando mangio magari il riso, pur essendo senza glutine, però ultimamente comunque mi porta ad avere mal di testa, quindi lo sto cercando di eliminare o quantomeno l'ho diminuito. Avendo un blog, eliminare è una parola un po' difficile, perché un blog di cucina comunque ti porta a Deve cucina. mandare un po' di gusto, no? Esatto. Però ecco, sono riuscita a limitarlo molto, quindi gli ingredienti che non uso spesso sul mio sito, comunque nelle mie ricette, è perché comunque in famiglia poi dopo non li mangiamo e quindi se sono cose che proprio vediamo che ci fanno male, evito di utilizzarle. Quindi, insomma, davvero una grande varietà di cibi e di informazioni anche tra virgolette, insomma, cioè non voglio dire mediche perché poi non è No. necessariamente così, però sicuramente di consigli che ci possono aiutare, perché poi appunto Elena lo ha sottolineato, poi ognuno di noi è diverso, quindi insomma non si può dare una regola che valga per tutti, però alcune indicazioni possono invece essere accolte. C'è il sito in cucinaconelena.it, dicevamo che è molto visto, ci sono anche le ricette su YouTube e c'è evidentemente una grande ricerca, un grande studio del prodotto. Sì, allora, a me, io non amo fare ricette troppo complicate, ma sono sempre stata così, nel senso che le ricette che sto pubblicando, che comunque presento anche quando faccio le dirette dalla mia pagina Facebook, non essendo io un amante di ricette complicate, comunque non le propongo neanche. Quelle poche complicate che faccio è perché magari c'è l'occasione speciale che allora mi cimento un po' di più, però a me piace pensare che le persone arrivino a casa e possano cucinare in tempi veramente brevi, anche perché chi lavora magari non sempre ha Tanto tempo a disposizione magari anche la perché voglia. poi passa un Perché po' io in magari a me piace, però magari non a tutti piace, quindi bisogna cercare anche ricette che stimolino la voglia delle persone senza impiegarci troppo, ecco, perché quello che soprattutto cerco, oltre a facilitare, diciamo, il lavoro a casa, è anche a stimolare la voglia di chi non segue questa alimentazione dicendo che magari non si mangia niente perché togliendo glutine, latticini e tutto quello che riguarda la carne di maiale uno può pensare che non si mangi proprio niente e invece vabbè, già con 2 libri con 150 ricette più il sito è una un dimostrazione bel che, impegno, esatto, che non è proprio uno stile alimentare dove non ci sono idee, ecco. no, anzi, allora, come nasce il primo libro e poi mi racconti anche il Ma secondo. il primo libro è nato perché appunto quando ero admin di un gruppo, io sono una persona con tantissime idee che non si ferma mai, proprio un Un vulcano, vulcano, e certo. quindi ero admin, ho detto adesso arriveranno le feste e chi ci segue sicuramente avrà Mettilo difficoltà. qua così il nostro Walter Ah, te lo puoi inquadrare ok. un po' più facilmente. Praticamente ho pensato, durante le feste sicuramente le persone entrano più in crisi rispetto al resto dell'anno, perché comunque c'è più Cioè, ci sono più possibilità, esatto, e poi ospiti. c'è più possibilità di mangiare cose che magari non sono adatte. Allora l'idea è nata proprio per quello, di fare un libro che racchiudesse 80 ricette, compresi i dolci in questo caso, perché ovviamente sotto le festività di solito ci sta il dolce, però magari senza uscire da questo stile di alimentazione. E quindi ho fatto queste 80 ricette partendo dall'antipasto fino al dolce. Io per esempio sono già sul sito in cucina
appunto sulla sezione dedicata alle torte. Poi io me lo vado a guardare tutto, prometto, poi non si direbbe, ma a me la quinoa piace, insomma, però mettiamola così, ecco, e ho già visto anche una ricetta con la quinoa. Allora, molto interessante ricetta, il rotolo di meringa al mango, quindi abbiamo un po' di esotismo, la frutta, ma il rotolo di meringa che dà questa soddisfazione. Questa è la ricetta di compleanno. Ricetta Angel Cake, e voglio capire bene che cos'è. Poi, plum cake di amaranto alle gocce di cioccolato, molto interessante. Panzoffice di quinoa tricolore, crostata alle pesche rosmarino, accoppiamento, diciamo, ardito, ma voglio... sono sicuro che sono stati provati, e poi già per l'immagine stanno bene, la meringata di rose, la rose apple heart, la ricetta della crostata al limone, plum cake allo yogurt di soia e quinoa, ecco, tantissime ricette. Sì, allora, hai scelto proprio una categoria dove, ti dico la verità, sono anche poche, perché... Tra l'altro, sì, nel senso che io non cucino tantissimi dolci, però... quando li faccio cerco di farli in modo che questa alimentazione sia, se uno proprio vuole fare quell'eccezione a un'occasione particolare, di farla comunque senza andare a utilizzare appunto latticini e glutine che possono influire a chi segue questo percorso, perché poi dopo questa alimentazione diventa uno stile di vita, non è una dieta. E quindi tutte le ricette che tu hai visto e illuminato possono servire per essere un intermezzo di quello che è la quotidianità, perché la quotidianità dovrebbe essere comunque colazione salata, limitare il più possibile i zuccheri, che dovrebbe essere nella normalità, esatto, di tutti i giorni, non solo per chi segue questa alimentazione. Però noi invece siamo abituati qua per tradizione alla colazione che sia invece dolce. Esatto. Ed è un errore. Sì, è un errore più che altro perché la colazione salata ti porta ad avere molta più energia e molto meno appetito, e quindi a fare meno spuntini durante l'arco della mattina. Magari dolce ti prende un po' più di grassi e zuccheri, però poche, esatto, poche energia, no? Esattamente. Quindi se uno vuole farsi, se vuole mangiare un frutto la mattina, meglio abbinarlo a delle proteine che non... in una colazione dolce, quindi magari farsi un omelette con piuttosto la marmellata di prugne, faccio un esempio, o non so, certo, a me piace fare abbinamenti anche carne e frutta o pesce e frutta, quindi comunque fare abbinamenti che siano proprio proteine e frutta se uno vuole mangiare la frutta la mattina. Questo è ovviamente seguendo sempre, cioè non è una cosa che dico io seguo quelli che sono dei dettami di un corretto stile di vita, esatto, diciamo, sì. che poi appunto siamo sempre lì, se ogni tanto diciamo, fate uno strappo alla regola, il vostro corpo neanche se ne accorge, se lo strappo alla regola diventa regola, invece il vostro corpo se ne accorge, quindi chiaramente ci sono un po' più di anche rischi, anche pericoli, perché il buon cibo che fa buon sangue poi è funzionale, è pratico e ci migliora, perché poi alla fine con alcuni tipi di pietanze, lo dicevi tu prima, abbiamo più energia, stiamo meglio durante la giornata e quindi possiamo fare paradossalmente più cose. Esatto, esattamente così, è proprio così. Infatti la colazione salata a chi non seguiva questa alimentazione, ha voluto provare e all'inizio non è stato facile, quindi è stato complicato per chi è abituato a fare una colazione dolce passare a quella salata, però ci sono tanti piccoli trucchi, diciamo, che si possono utilizzare per accompagnare una persona dalla colazione dolce alla colazione salata, in modo tale che si possa abituare pian piano senza dover necessariamente, come ho fatto io, che da quando ho deciso di iniziare questa alimentazione, dall'oggi al domani ho iniziato a mangiare colazione salata, ma io la facevo, cioè mi piaceva anche prima, cioè nel senso, o la saltavo completamente come il gruppo Zero Vuole, sì, che riesce a stare senza colazione e arrivare fino al brunch, e l'ho sempre fatto. Oppure quando ero in vacanza io l'ho sempre fatta salata, quindi quando ho iniziato a seguire questa alimentazione ho deciso, ho iniziato a farla comunque salata. Comunque,
Poi sono cose che possono valere in maniera soggettiva, ma nell'unico periodo in cui anche io ho perso un po' di peso, facevo colazione salata, quindi poi alla fine. Intanto ci vediamo una ricetta, torniamo con tante immagini, parleremo poi chiaramente anche dei legumi, parleremo di altre ricette, una della torta la voglio, sono curioso. Intanto guardate questo video dal canale di YouTube. Siamo con Elena Gazzotti, food blogger, molto famosa, insomma, anche qui possiamo dire di avervi portato un personaggio del web, però anche della televisione, perché ormai sei venuta spesso anche qui. E, insomma, abbiamo due libri, quindi abbiamo diviso esattamente in due la trasmissione. Nella prima parte stiamo parlando del primo libro, che è In cucina con Elena, che insomma abbiamo già visto per poter raccontare qualche ricetta che possa andare bene per tutti i gruppi sanguigni, spiegando anche il legame che c'è, Elena, tra diciamo un gruppo sanguigno diverso dall'altro e la necessità di avere la giusta pietanza, il giusto cibo, il giusto legume per quel tipo di gruppo sanguigno. Hai detto prima, io gruppo 0 potevo anche non fare colazione. Sì, io riesco, allora, quando seguo correttamente questa alimentazione, perché quando capita che non riesco per svariati motivi, più altro per il blog, magari soprattutto nel periodo del libro, cucino tanto e tante cose per tanti gruppi, quindi può capitarmi. Quando la seguo correttamente io riesco tranquillamente a non a saltare la colazione. Di solito faccio, non faccio spuntini e faccio i due pasti, cioè due pasti metà mattina magari o tarda mattinata e poi quindi verso l'ora di pranzo e poi non proprio sera tardi perché ho notato che se mangio tarda sera poi non A riesco dormire a bene. dormire anche se vado a letto tardi. Comunque non, quindi cerco Ti di resta un po' sullo mangiare, stomaco, sì, diciamo. verso, un po' come si dice pure le galline, 6:30, 7, però non posso fare altrimenti perché ho notato, e anche pur essendo gruppo 0, ho notato che se mangio la carne la sera cotta, non la riesco a digerire, quindi se è cruda, sì, se è cotta per esempio, e questo, Quindi ricche tartare, possiamo sì, dire, io tantissime. amo Adoro le tartare. Ecco, davvero. stiamo vedendo tantissime ricette. Adesso veramente mi fa venire fame, però ci sono anche dolci di Halloween, cioè vedo tante cose, quindi c'è la carne, c'è la maionese, c'è la salsa, c'è la quinoa, c'è insomma la verdura, c'è un po' di tutto, è una cucina molto varia. Sì, certo, non, io da quando ho iniziato questa alimentazione all'inizio ho veramente avuto difficoltà, non lo nego. Perché comunque ti trovi in un mondo dove ci sono alimenti che io prima non utilizzavo, che non conoscevo, quindi mi sono trovata a dover capire come utilizzarli, imparare ad apprezzare sapori nuovi, perché comunque non a tutti piace all'inizio la quinoa. A me, per esempio, all'inizio facevo le crostate e poi sono onesta, le facevo mangiare al mio compagno perché a me non piacevano. Pian piano ho imparato, quindi poi quando sono arrivata al blog le ricette le avevo già collaudate, ho imparato ad apprezzarla e a fare ricette che ne esaltassero il sapore e il gusto e non che esaltasse magari il suo sapore amaro, che ovviamente tende ad avere la quinoa. Ho imparato che dipende da che tipo di quinoa si compra, perché anche la marca fa la differenza, o comunque la provenienza fa la differenza, che bisogna lavarla bene, cosa che prima invece magari non facevo. Quindi tanti piccoli accorgimenti che col tempo ho preso appunto padronanza e mi hanno permesso di realizzare le ricette che poi propongo e condivido molto volentieri con chi mi segue. Quindi insomma c'è anche una community che si è comunque che segue questo tipo di, appunto tu l'hai detto bene, non è una dieta, è uno stile di vita, cioè Certo. è un cambiamento verso una anche sostenibilità del cibo rispetto al proprio corpo, perché tu insomma segui anche quello che ti fa stare
stare meglio. Prima hai detto se mangio la quinoa ho più energia, se mangio la carne cotta la sera dormo male. Esatto. Quindi tante cose che empiricamente hai scoperto. Sì, allora, questa alimentazione devo dire che praticamente è un modo per scoprirsi e imparare a conoscersi. Ti permette di capire quello che il tuo corpo o comunque il tuo fisico ti comunica, se stai attento, e quindi segnando quello che appunto il dottore ti consiglia è tenere un diario alimentare dove segnare l'ora in cui tu mangi una determinata cosa e di conseguenza tutto quello che ti capita, che sia il classico prurito all'orecchio, l'occhio che ti balla o non lo so, il male all'anice, sto facendo degli esempi no, no, banali, capire, però sì, per far capire, o il classico mal di testa come veniva a me, quindi segnando l'ora in cui mangi, l'ora cosa mangi soprattutto e l'ora in cui ti si presenta il sintomo, alla fine di un mese, due, quello che tu vuoi prendere come punto di riferimento, ti rendi conto qual è l'alimento che causa effetto sul tuo corpo. Quindi, come ho visto io, che era l'olio d'oliva e extravergine, per esempio. Cioè, che effetto ti dava? Mi grattavo. Ti irritava? Come se avessi detto un cibrocchio. Vabbè, vedete, comunque, poi alla fine... magari all'olio che uno dice ma non ci penso. E Elena, quante richieste tra virgolette d'aiuto, di consigli hai dalle persone che ti contattano, quindi dicevi che quindi un gruppo, quindi insomma contatto quotidiano anche con le persone? Tantissime. Cioè che ti chiedono, io sono RH positivo, non lo so. Ma come allora loro sanno benissimo che per tutto quello che riguarda chi ha patologie o io non do indicazioni mediche perché, come dico sempre, non sono una dietologa, dietista. Io seguo questa alimentazione e seguendo questa alimentazione faccio delle ricette. Quindi ho imparato a ascoltare, vedere, guardare, leggere tutto quello che riguarda questa alimentazione e quello che c'è in rete grazie al dottor Mozzi. L'ho imparato, diciamo che non l'ho studiato, però poi lo fai tuo e seguo determinate indicazioni. In base a questo faccio le mie ricette. Quindi chi mi scrive è più che altro perché vuole avere consigli su come utilizzare determinati alimenti o perché magari... Come cuocerli. Esatto, oppure perché magari ha le prime armi e quindi non ha ancora bene in mente quali sono gli abbinamenti. Tipo la quinoa, come si cuoce? Allora... O si mangia cruda, o cioè, che cosa racconta? No, beh, la quinoa allora puoi mangiare sia soffiata, quindi la trovi già soffiata, oppure quella classica in chicchi che devi lavare molto, molto bene perché sennò non ti rimane quel gusto amarognolo e non riesci a togliere le saponine che sono appunto quelle che creano. Magari non te la fanno digerire bene, comunque creano quel sapore un po' amaro alla pietanza. E dopo che l'hai lavata bene, la puoi lasciare a mollo e mettere a cuocere con due o tre volte la sua quantità d'acqua. Quindi metti una tazzina di quinoa, tre di acqua e la fai cuocere fino a quando non ha assorbito tutta l'acqua. Basta, finito, è una pietanza molto semplice da cucinare veramente, però è vero anche che se non la fai bene può diventare un po' molle, una coppetta, esatto, ma deve rimanere sempre al dente come esatto, si può dire. E lo puoi utilizzare come couscous, quindi la puoi condire come carne, pesce, verdure. Esatto. L'importante è ovvio stare attenti comunque agli abbinamenti, quindi un gruppo A non ci metterà il pomodoro, la melanzana e... un gruppo B mi sembra che non possa mangiare il pollo, adesso a memoria non li ricordo tutti, però comunque sì, ci sono determinati alimenti che non si possono utilizzare e quindi fare attenzione, ecco, però poi metterci tranquillamente quello che vuoi, tipo se io che sono un gruppo 0 voglio farlo con i gamberetti e il pesto di rucola, mi posso fare tranquillamente con quinoa, gamberetti, pesto di rucola. Quindi quinoa, gamberetti,
e pesto di rucola. Esatto. È una grande ricetta, tra l'altro. Sì, che non ho ancora pubblicato, mi è venuto in mente adesso così, però per dire, è un primo che uno può fare tranquillamente, veloce, non deve neanche stare troppo a... Cioè, uno torna a casa anche dal lavoro, pausa pranzo, se vuole, se lo può fare, non è che ci piega poi così tanto. Quindi alla fine poi anche lavorare con la quinoa è facile, cioè non porta via tempo, non porta via... Io addirittura ai chicchi li tramuto anche in farina, perché a casa ho un piccolo mulino e quando non compro la farina me la faccio io. Quindi è veramente... si può creare qualsiasi tipo di ricetta con la quinoa. Tra l'altro, essendo un pseudo cereale, lo si può abbinare sia al dolce che al salato, a differenza di riso miglio che o avena, che sono prettamente per pietanze salate. Quindi comunque effettivamente insomma c'è una grande varietà anche di accoppiamenti possibili e una grande varietà anche di adesso non voglio dire di usi, perché poi alla fine Elena ci ha spiegato com'è, come si può anche cucinare la quinoa, però sicuramente vale per tutti i gruppi sanguigni? La quinoa sì, perché è uno di quei cibi comunque leggeri. Esatto. Oggi no, invece... più che altro perché è neutro per tutti. Quindi è uno di quei cibi che tutti possono mangiare. Sì. Comunque è un cibo che deve essere testato, per esempio il gruppo A, la quinoa... la digerisce meno del gruppo sanguigno zero, quindi sarebbe preferibile che la mangiasse cotta e stracotta, come dice il dottore. Io per esempio invece riesco a digerirla tranquillamente, come ti ho detto prima, mi dà una carica e un'energia pazzesca, quindi quanto la carne, devo dire la verità, sono le due cose che, dalle quali vedo che attingo più energia durante l'arco della giornata. Perché poi prima abbiamo avuto una ragazza indiana che insomma, ci ha presentato qui, c'è il suo ragazzo che è, invece è cresciuto completamente seguendo una dieta vegetariana, ma ci spiegava che, diciamo, siccome poi, anzi vegana, siccome poi alla fine il terreno di scontro della discussione tra vegani e non vegani è soprattutto sulla dieta e sullo sviluppo cerebrale dei bambini, la famosa necessità di avere la vitamina D. Alcuni sostengono che si può prendere la vitamina D anche dai legumi. La ragazza prima indiana ci ha spiegato che loro in realtà riescono perché tramite i legumi, diciamo, sinergizzati con altri ingredienti, cotti in un determinato modo, poi alla fine la vitamina D riusciva a essere, diciamo, assimilata dai ragazzi. È molto importante per lo sviluppo del sistema centrale nervoso, quindi poi non è, cioè, si cresce, certo, in maniera differente. Va bene, allora vi faccio vedere velocemente la maionese fatta in casa e poi cominciamo a parlare di legumi, ci vediamo un sacco di foto, ci vediamo altre ricette che vi ricordo potete trovare sul sito www.incucinaconelena.it. ecco che ce l'abbiamo qua, quindi qua ci sono anche dolci con zucchero, dolci senza zucchero. Ma per farvi capire, biscotti, crepe, pancake, waffle per gli amanti del brunch, per gli amanti insomma della cucina anche estera, insomma godereccia per certi versi. Guardate questo video con me. Tornati qui in diretta, abbiamo una telefonata, Elena, rispondiamo. Pronto? Pronto, buongiorno, una cortesia, stavo seguendo la vostra televisione e vorrei chiedere alla scrittrice che parlava di mangiare una frittata con la marmellata. Le chiedevo, la marmellata va messa dopo che è fatta la frittata, secondo lei, o assieme? Perché dopo le spiego il motivo di questa mia domanda. Certo, no, allora, più che una frittata, sì, un omelette, comunque sì, anche la frittata va proprio benissimo, fa prima la frittata, la mette nel piatto, poi ci stanno sopra la marmellata e la farcisce tranquillamente. Sì, perché io sono 27 anni, sì, grazie, 27 anni che mangio 4 biscotti integrali e 4-5 fette biscotti integrali, fette biscottate integrali con caffè latte.
Io ho 27 anni, però che vado in vacanza con mio amico, con mia moglie e sua moglie, lui alla mattina si presenta davanti a me, perché mangiamo col tavolino io e lui, un tavolino e le due mogli. Si presenta con frittata, salsiccia, würstel, io non riesco, io mi mangio le fette biscottate con la marmellata, così, e poi mi mangio anche un piccolo biscottino, tutti piacciono i dolci al mattino. La differenza è che lui ci mangia anche due panini assieme, e lui è 110 kg e io sono 73 kg, 72 kg, però sinceramente mi piacerebbe mangiare il salato al mattino. Vorrei incominciare col suggerimento che mi ha dato lei con la frittata. Infatti è il classico. Io riesco poi a mangiare la salsiccia. La salsiccia fa male al mattino. E diciamo che... Aspetti, però si faccia rispondere, però. Resti in linea con noi. Attento, grazie. Resti in linea con noi. Allora, il metodo migliore per iniziare sono sicuramente le uova. Quindi se vuole provare a iniziare a fare una colazione salata, io consiglio, adesso non so il suo gruppo sanguigno, intanto... RO positivo. Gruppo 0, quindi. Gruppo 0, sì. Ok, allora io le consiglio, sì, di iniziare con un omelette, con una marmellata che può essere anche fatta in casa, basta soltanto che lei prenda un frutto e lo fa in un pentolino sciogliere in modo tale che si faccia un piccolo. Sì, ma se è senza zucchero sarebbe meglio, perché così almeno iniziamo a toglierli e abituarci a mangiare salato, perché sennò non ha senso. Però adesso, io non so, il nostro amico, adesso non lo so, non voglio chiedere l'età, però... 74. Si deve fare la marmellata da solo, è difficile. Ma no, ma io intendevo dire prendere un frutto tipo la mamma e la mela, la metti in un pentolino e la fai scaldare, la schiacci, poi dopo un po' si scioglie, c'è già dentro di sé lo zucchero, non c'è neanche bisogno di zuccherarla. Quindi viene questa crema, tra virgolette, di mela, mettiamola così, esatto, da usare come guarnizione per un omelette. Esatto, esattamente. Omelette, e dentro che gli mettiamo? Un po' di prosciutto o basta solo l'uova? La carne di maiale è meglio evitarla. Meglio evitarla. Quindi se vuole metterci della bresaola, io la faccio in casa, però so anche che magari molte persone non si mettono, non si ci mettono. Molto gentile, domani mattina penserò a lei e farò la frittatina con un po' di marmellata. Adesso che ho quella in casa ne otterrò meno, meglio dolci. Comunque grazie per questa trasmissione, perché queste trasmissioni dovrebbero farle le reti nazionali che paghiamo il canone, invece loro non le fanno mai. Grazie e buonasera. Grazie. Va bene, no, ma giusto per spiegare, grazie al nostro amico, che poi queste, avere anche questo tipo di consigli, riuscire a capire determinate cose, cioè perché è meglio la colazione salata e la colazione dolce, che magari ci piace, o ogni tanto se vi volete mangiare un cornetto mangiatelo, però diciamo magari piuttosto fatevi una fetta di torta o un pancake alla quinoa, ecco. va bene anche questa piuttosto che il cornetto, obiezione la teniamo accolta, però questo è per spiegare insomma la davvero la grande necessità poi di avere informazioni sul cibo che ci possono poi aiutare nella vita di tutti i giorni. Assolutamente. Poi però il signore diceva, il mio amico è anche molto corpulento, diciamo. Ho capito, ma il panino, la salsiccia, di tutto quello che ha detto, l'unica cosa che avrei salvato erano le uova. Che però ogni giorno uova, oppure poi possono... Sì. Io, allora, sì. Una, due, corpulenti. Ma io una al giorno, meno male, la mangio, cioè tranquillamente. Poi magari ci sono, dipende poi se cucino qualcosa che ce l'ha già dentro, tipo se faccio un plum cake o un muffin, non mi mangio l'omelette, ovvio. Mm-hmm. Quindi dipende anche da che tipo di colazione faccio. Infatti, ultimamente, soprattutto sul libro speciale legumi, ho fatto vedere waffle, pancake, crepe, quindi sono comunque ricette che contengono già di per sé le uova, quindi non vado ad abbinarci anche un uovo strapazzato, un uovo sodo. Può starci, cioè nel senso, se mi faccio un waffle e voglio anche mettere una farcitura con l'uovo sodo, va bene per una volta, cioè non è che succede niente. Ma
anzi, io ti dico la verità che ho le analisi che sono tranquille, perfette, non mangiamo un uovo al giorno, quindi anzi, veramente, Ma non proprio. dipende però, cioè tu a questo accoppi anche, non lo so, movimento 3-4 volte a settimana. Allora, io non sono una che va proprio attività fisica, o meglio. Fino a 7-8 anni fa la facevo, nel senso che mi piaceva molto andare sui roller, in bicicletta. Poi ho preso un bellissimo cane e con lui faccio attività fisica, nel senso che il massimo che faccio sono le passeggiate. Ma da quando ho lui, diciamo che il mio tempo che dedicavo all'attività fisica l'ho iniziato a dedicare al primo cane. Poi ne è arrivato il secondo, adesso ho il dog di cucina. Quindi, diciamo che sono un po' scusanti, ma nello stesso tempo è anche vero che il tempo è quello che è. Quindi mi sono ripromessa che da quest'autunno, Un po' perché più in palestra, dici, vabbè, ormai. Sì. adesso però non è che dobbiamo esagerare. No, però Comunque. almeno quei 10-15 minuti, anche soltanto sul mio tappeto elastico che ho in casa, fanno la differenza. Allora, abbiamo visto prima la maionese, che si può fare anche in casa, diciamo veloce. Passiamo al secondo libro, speciale legumi. Questo qui. Questo è l'ultimo. E Bravo. insomma, adesso vedremo anche tante foto. Molto molto belle, davvero invitanti. Partiamo dalla besciamella di fagioli, ho letto Questa bene? qui sì, di legumi. Besciamella di legumi, ecco, volevo Adesso non mi mettere. ricordo più se è di fave o di cannellini, comunque sì. Ho E come si ottiene poi questa besciamella? usato un latte vegetale, la farina di legumi che ho scelto, poi può essere di piselli, di fave, di lenticchie per il gruppo A, cioè puoi scegliere la farina che più si adatta al tuo gruppo, e l'olio, cioè molto semplice, il latte vegetale, ho scelto latte di mandorle, ma può essere anche latte di soia, ovviamente la soia bisogna vedere che non crei intolleranze o allergie, però il latte di mandorle va benissimo per la besciamella. Quindi è Latte molto di mandorla. facile. La fai come l'altra, non cambia niente. L'unica Solo cosa è che cambia. cambi gli ingredienti. Poi qui adesso tu ci stai facendo venire fame, io te lo dico, vedremo le tue immagini, ma che cos'è? Questo invece sembra una Sono dei rotolini con una crema e il salmone. Quindi la La crema crepe è una è una crepe crepe. di fave, mi sembra che sia. Adesso a memoria non le ricordo tutte. Una crepe di fave, comunque una crepe che puoi fare con qualsiasi, come ti ho detto prima, farina che vuoi. E ci ho messo sopra una salsa salmonata, quindi ho fatto una ricetta che vi ho già fatto vedere anche in diretta. È una maionese con dentro del salmone e poi ci ho messo del carpaccio di salmone crudo e Quindi dell'erba cipollina. poi E l'ho condita con della salsina tamari e limone. andando avanti, vediamo qui c'è anche un po' di bresaola, sono dei fagottini. Esatto, questa è una bresaola fatta in casa di tacchino. Queste sono delle cotolette di pollo di tacchino impanate con un'impanatura fatta sempre con un pane fatto in casa di legumi e delle nocciole. E Che servono per l'impanatura. sì, ci E poi c'è ho messo anche una dadolata di verdure. cotte crude. Sono cotte, Sono cotte, sono sì. cotte. E tu prima hai parlato della carne cotta, verdure crude cotte invece in Sì, io alternanza? sì, d'inverno preferisco mangiarle cotte, d'estate le mangio di più crude. Quando le mangio cotte, cerco di non farle al vapore, ma farle bollite in modo tale che poi l'acqua di cottura, ovviamente le verdure devono essere pulite, molto pulite, prima di metterle a bollire, in modo tale che poi l'acqua di cottura la si può bere prima del pranzo o della cena, e quindi in modo da tenere anche tutti i sali minerali che durante, esatto, Insomma, durante la cottura. farglieli trattenere, sennò durante la cottura li, diciamo, Esatto. perderesti, E invece invece servono. bevendo il brodo di verdure, Teniamo esatto. tutto, teniamo tutto. Da dove nasce invece questa necessità di un libro, diciamo, di ricette sui legumi? Allora, questo libro nasce perché in questo mio percorso ho conosciuto tante persone. Tra le quali ho conosciuto una ragazza che si chiama Barbara e ha un gruppo che gestisce, che è principalmente su chi ha problemi di tiroide.
perché lei appunto aveva questo problema e ha deciso di aprire un gruppo perché trovava sempre ricette che non erano adatte a chi avesse questa patologia e allora ha voluto aprire questo gruppo. È nata questa sinergia, sintonia, amicizia, chiamala come vuoi, ci siamo capite subito, ci siamo piaciute subito. E lei mi ha chiesto se dopo questo libro avessi fatto questo libro dei legumi. Io ce l'avevo già in mente prima di quello di Natale Halloween, il Capodanno, però essendo sotto Halloween non potevo uscire con quello dei legumi e poi aprile uscire con quello di Natale. Allora ho fatto uscire, Hai detto, esatto, facciamo quello prima delle Natale. festività e poi sono uscita con questo e alla fine gliel'ho dedicato perché comunque per chi patologie di solito si tende a togliere tutto quello che è cereali, pseudocereali e quindi principalmente basato sugli Chiaramente. Va bene, noi allora insomma ci continuiamo a guardare qualche bellissima, bellissima immagine e che cosa abbiamo qua? Lasagnette, cannelloni, non sì, sono lo dei cannelloni. so. Va bene, allora restate con noi per la sorpresa finale. Bentornati in diretta con noi, l'ultimo blocco qui in compagnia di Elena Gazzotti, food blogger che insomma ha a cuore tante ricette per il bene del cuore, adesso scusate il gioco di parole, però ricette, cibo per i gruppi sanguigni, che è la cosa, diciamo, il motore che ti ha un po' spinto. Assolutamente sì. Io cucinavo già prima, cioè nel senso in questo periodo sto leggendo un libro che dice di pensare a quello che si faceva quando si era piccoli e che sicuramente dentro di noi c'è uno stimolo che ti porta poi a fare determinate cose quando si è adulti, no? Ed effettivamente io ho pensato che quando ero piccolina alle elementari già c'erano queste che chiamavano classi aperte, praticamente c'era un'ora dove tu potevi scegliere che cosa fare, che era tra cucina, dialetto, cucito, era praticamente un'ora di svago, ma anche per imparare Cioè, qualcosa. costruttivo. Esatto, e io la prima cosa che ho scelto è stata cucina. E se pensi che a 10 anni ci hanno fatto fare tipo la torta mantovana o il panettone milanese, cioè a 10 anni comunque è stato già un buon inizio Per per intraprendere le questa buone sorpresa. basi. Allora, abbiamo una telefonata, pronto? Sì, scusi, chiamato. Come signora? Sì, scusi, ho abbassato. Sì. Buongiorno, sono Cristina Milano. Cristina, ciao. 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 No, io volevo solo dare la mia esperienza. Anch'io ho conosciuto il dottor Mozzi vedendo in televisione 4 anni fa. Mi sono incuriosita sulla sua dieta, l'ho seguita. Devo dire che la seguo tuttora. Mi trovo benissimo, la consiglio a tutti, mi ritrovo perfettamente nelle cose che dice la signora. E praticamente volevo solo dire che appunto prima di vedere in televisione ho visto un servizio girato in America dove appunto dicevano che i latticini provocavano osteoporosi e sono rimasta lì perché non me l'aspettavo. Ho visto la replica, in caso vuole che vedo la replica qualche giorno prima, e infatti era la replica di questo servizio, e già avevo la pulce nell'orecchio. Sentendo il dottor Mozzi poi, durante una trasmissione, lui diceva: guardate che i latticini creano osteoporosi, cioè contrariamente a quanto ci dicono che apportano calcio, fanno bene per i denti, fanno bene per le ossa, guardate che fanno galoppare l'osteoporosi. Perciò niente, io ho visto, non so come, ma mi ha convinto subito questo dottore. All'inizio certo era uno shock perché comunque crollano tutte le certezze, nel senso che si inizia a dire le farine con glutine fanno male, i latticini portano anche delle malattie importanti e non fanno bene, così io sono a positivo, perciò vabbè, dopo io avevo anche nel frattempo comprato il libro del dottor Mozzi, ho seguito praticamente gli alimenti che fanno bene per il mio gruppo e tra l'altro volevo anche perdere 4-5 kg, vabbè io non è che sono messa grassa, li ho persi senza problemi, anzi adesso sono ancora più magra, ma devo dire che veramente
è un'alimentazione che funziona e mi sento molto meglio, cioè io prima magari mangiavo anche più pasta, avevo sonnolenza pomeriggio, adesso io la mangio magari una volta alla settimana, non ho più i problemi che avevo prima, ma soprattutto quello che mi ha fatto provare, quello che mi ha anche sconvolto è questa, vedendo poi magari anche persone vicino a me o che conosco, vedendo questo legame tra latticini e crescita dell'osteoporosi, perché io vedo anche vicino a me delle persone che hanno sempre bevuto grandi quantità di latte, mangiato tanti formaggi e sono piene di osteoporosi. Cristina, ma tu fai colazione salata la mattina? No, io colazione io bevo un bicchiere di latte di soia. Però ecco, io adesso mangio, rispetto a prima, mangio più pesce e mangio una volta alla settimana la pasta o il riso, però ecco, cioè io prima magari mangiavo più pasta così, mi sentivo anche più gonfia, io non è che non ho malattie, però devo dire che mi trovo bene e quei chili che io volevo anche perdere, quei 4-5 chili, io li ho persi senza problemi, ma comunque ho più energia di quanto avevo prima. Io guarda, il consiglio che ti posso dare è comunque di cercare di fare un'alimentazione più varia possibile, quindi so che il gruppo sanguigno A tende a essere abitudinario rispetto al gruppo 0 che spaziamo e ci piace cambiare, non ci piace la monotonia, invece al gruppo sanguigno A è molto più con le sue abitudini. Il consiglio che ti posso dare comunque è di cercare di variare la colazione, quindi magari di non fare sempre il latte di soia, cerca di trovare qualcosa che possa stimolare. Allora sì, devo dire che comunque io sto sulla colazione dolce, comunque posso provare, però devo dire che comunque penso che il dottor Motti sia una persona molto preparata e quindi io se devo dire, cioè per me è positivissima l'esperienza e la considererei a tutti. Grazie signora, grazie mille. Grazie, ciao. È stato molto interessante anche questa testimonianza, no? Assolutamente sì, non sai quante persone ci sono che seguono questa alimentazione e che comunque potrebbero raccontare le loro testimonianze, che comunque quando il dottor Mozzi fa degli incontri le raccontano, quindi ti rendi conto che non sei da solo innanzitutto e che quindi ci sono altre persone che seguono e che hanno trovato beneficio. Ovvio, bisogna seguirla, perché per avere dei risultati, come in tutte le cose, bisogna comunque essere costanti. La costanza è una cosa che premia tutti sempre, questo assolutamente. Quindi insomma è servito tanto. Allora, prima di chiudere, dammi qualche consiglio sui dolci. Dimmi che consiglio vuoi e io ti dico quello che vuoi. Allora, chiaramente insomma a me piace molto la cioccolata, no? Quindi. Che è meglio cercare di limitare, soprattutto utilizzare in inverno. In inverno. Quindi adesso no. Niente. Ma poi cioccolata al latte oppure no, solo extra fondente. Extra fondente. Deve essere al massimo, cioè deve essere almeno, non al massimo, almeno sopra l'85%. Sopra l'85%, perché sotto vabbè. Perché comunque è più, diciamo, raffinata, diciamo così, non è il termine esatto, quindi sì, sopra è sicuramente più pura, infatti il sapore è molto più amaro. Quindi, cioccolato... Non tutti i giorni, cioè, neanche se sopra l'85%. No, niente. Assolutamente no. Io lo uso ogni tanto come gocce di cioccolato, mi è capitato che ho fatto una torta, ma cioè una torta che si divide, se faccio una torta di cioccolato è perché devono venire almeno 10 persone, quindi so per certo che al massimo ne mando una fetta, perché se dovessi fare una torta al cioccolato e ce la mangiamo in due, capisci che fa una serie, come se mi fossi mangiata un uovo di Pasqua intero, certo. E quindi non va bene. Quindi cioccolata solo extra fondente più dell'85%, meglio se in scaglie e d'inverno. Sì, esatto. Ho capito bene. E l'estate, se non mi metto a fare un dolce,
veloce, ma non lo propongo neanche. Risulta troppo pesante. No, allora, è un periodo già che c'è caldo. Se tu vai a mangiare comunque un cibo calorico con lo zucchero, cioè non fa bene. È come il grano saraceno, bisogna mangiarlo quando le temperature sono veramente basse, perché è un alimento che ti scalda gli organi. Quindi d'estate già sono accaldati, siamo qui che se mangi pure il grano saraceno. Allora, qualche consiglio invece, visto che c'è questo grande caldo fino a martedì almeno? Allora, di so che è un controsenso, comunque io non bevo tanta acqua, penso oggi non abbia bevuto neanche mezzo litro ancora, mattina. Di non mangiare cose fredde, perché non è vero che aiutano, quindi comunque cercare di mangiare cose a temperatura ambiente, e mangiare piuttosto verdure fresche, pesce, carne, ma non cose troppo elaborate. Carne meglio cruda? Chi riesce, sì, ovvio, ci sono gruppi sanguigni come il gruppo A che non può mangiare la carne di vitello di manzo, ma può mangiare solo pollo e tacchino, quindi no, cruda, cotta, però sicuramente di non fare piatti lavorati in questo periodo, perché comunque più leggeri siamo, meglio è. Meglio è. Quindi insomma, questi, esatto, questi i consigli, e invece frutta, verdura? Allora, magari una fetta di anguria la mattina, non fredda da frigo, quindi quello sì, va bene, di non mangiare al tardo pomeriggio, ma piuttosto la mattina, a questo punto, la frutta, e la verdura, puoi mangiarla anche come scherzafame a metà mattina, se ti viene voglia di mangiarti qualcosa, una trota, un gambo di seta, un finocchio, va bene qualsiasi cosa, che queste poi sono tre alimenti che vanno bene. Sono sempre. Sì. E invece... Ovviamente, frutta e verdura di stagione sempre, non rimangiare cose che tipo oggi le castagne che non ci sono. E invece la sera che cosa possiamo dire? Verdure e proteine, quindi carne, pesce, uova e verdura. E con verdura, sì, certo. Va bene, Elena, io ti ringrazio, vi ricordo il sito di ricette incucinaconelena.it, molto bello anche insomma, graficamente, quindi ci sono le ricette, ci sono i consigli, seguite anche sui vari social. Io ringrazio quindi la nostra ospite Elena Gazzotti, food blogger. Grazie mille. Ci ritroveremo presto, e appunto vi lascio a quella che è poi una ricetta presente sul sito e sul canale YouTube di Elena, speciale legumi, quindi insomma con questo di questo abbiamo parlato, e con questo ci lasciamo. Grazie Elena Gazzotti. Ciao. Ecco la ricetta.